Ho intrapreso da anni un percorso che segue lo sviluppo degli esempi più futuristici e promettenti al mondo. In un progetto a lungo termine dal nome Green Gentrification, sulle città del futuro. Singapore è la città che mi ha ispirato per prima anni fa. Una megalopoli con l'aria pulita e un'attitudine green applicata nelle sue architetture con pragmatismo asiatico. E poi Dubai, che promette di diventare la città più green del pianeta entro il 2050. E Londra, una città con una costante crescita demografica che si contrappone alle minacce dei cambiamenti climatici nella sua arteria principale, il fiume Thames. Sentivo il desiderio di includere in questa serie la mia città, Milano. Con una serie di azioni Milano vuole rispondere alle grandi sfide del cambiamento climatico. Nel mio racconto su Milano ho scelto di documentare queste azioni green e le sue architetture. Osservando le relazioni che le persone hanno con la natura gentrificata della città e la loro voglia di ripartire e godersi questi spazi in questa nuova vita durante la pandemia. Come se sentissi questo sole e aria di primavera avvolgermi. Una sorta di sospensione delle nostre ambizioni per il futuro. È come se questa occasione ci abbia fatto rendere conto dell'importanza del contatto con la natura, con la libertà e con le persone. La speranza è che capiremo tutti quanto sia importante ristabilire un giusto equilibrio tra il nostro benessere personale e il benessere del nostro pianeta. Un limite che non possiamo mai più superare.